Buonasera cari amici, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con il nostro programma che va in onda, lo ricordiamo, dal lunedì al venerdì intorno alle ore 16 con replica serale in prima fascia. Dunque, oggi parleremo di un argomento nella prima parte, come sempre facciamo. Nella seconda invece daremo l'opportunità a tutti di intervenire in diretta con delle telefonate, leggeremo numerose mail che sono giunte alla nostra redazione e vi raccomandiamo naturalmente di continuare a scriverci perché alcuni problemi si stanno risolvendo, altri sono ancora irrisolti, ma cerchiamo di fare qualcosa tutti insieme, istituzioni, enti, cittadini, organi di informazione, nel caso specifico Studio 100 TV che ha varato già da qualche mese questa trasmissione che probabilmente avrà un seguito anche in altre stagioni, quindi non soltanto un SOS estate, ma potrebbe essere per tutto l'anno. Con la speranza che alle proteste, alle denunce, alle lamentele si possano associare delle risoluzioni, quindi delle buone notizie. Nella prima parte dunque, sapete che è una trasmissione itinerante, ci piace chiamarla così, perché con le nostre telecamere siamo in diretta non soltanto dallo studio centrale, ma anche da alcuni luoghi della città di Taranto, di alcuni comuni della provincia e anche oltre provincia. Oggi affronteremo un tema molto delicato, la situazione del cimitero di Talsano. Voi sapete che in quella zona ci sono due cimiteri, poi a Taranto c'è il San Brunone, storico cimitero della città di Taranto. Si è sentito parlare anche negli ultimi tempi di un nuovo cimitero, ma intanto a Talsano c'è una situazione letteralmente esplosiva che da parecchio tempo viene denunciata dai cittadini, che sono molto preoccupati. Non si può dare degna sepoltura ai propri cari, è saturo. E allora andiamo a vedere la situazione. Lo facciamo con alcuni ospiti che sono collegati con noi proprio nei pressi del cimitero di Talsano. E quindi salutiamo vari amici che possiamo inquadrare. Riconosco Alfredo Luigi Conti, saluto Antonello Pignatelli. C'è un altro amico che non riesco a vedere, poi si presenterà. Sì, piacere. Massimiliano D'Ursi, segretario della Società Cattolica Divina Pastora. Benissimo, Taranto. Benissimo. Ecco, perché abbiamo il mondo delle società di mutuo soccorso che si occupano appunto delle cappelle, poi c'è un esponente del mondo della politica, ma anche del sociale, che è Alfredo Luigi Conti. Allora, ho detto bene, Alfredo Conti, cioè qui non si può seppellire più nessuno, ma è davvero così? Effettivamente, caro Angelo, è proprio così. Questa è una situazione veramente mortale, tra virgolette. Cioè, non sta né in cielo né in terra. Noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2014, quando chiedemmo in tutte le salse di dissequestrare dopo diciamo, la nota situazione che si era creato sulla parte nuova del cimitero. Ringraziando Dio, la magistratura e un giudice poi ha fatto il suo, ha deliberato dando diciamo, il dissequestro dell'area del cimitero della parte nuova. Ora, noi speravamo tantissimo che si iniziasse un percorso ben diverso nel 2015, anzi proprio grazie a voi 2014-2015 come Studio 100, siete stati i primi portatori di questa forte lamentela dei cittadini di questa zona, di questo quartiere di Talsano, ma non solo di Talsano, ma anche di Lama, di San Vito, di Taranto 2, insomma le zone limitrofe, i quartieri limitrofi a questo cimitero, per fare il giusto bene. È proseguito questo cammino, noi ci siamo sempre messi nelle mani delle istituzioni perché siamo istituzionalisti, bene, è caduto Stefano, cioè nel senso che non c'è stata più la sua rielezione perché non poteva dopo due mandati, adesso ci mettiamo nelle mani del dottor Melucci, che io ho fiducia in quella persona, come ho fiducia che adesso far parte della maggioranza del signor Dante Capriulo, che prima faceva parte dell'opposizione, che lo capivo, lo comprendevo le difficoltà, perché anche lui qualche volta si è interessato all'annoso problema del cimitero
di Talsano. Interrompo un momento, spinto Conti. Da noi, spinto dalle cittadinanze. Ecco, ti interrompo un momento, scusate. Facciamo degli interventi brevi, sentiamo la storia anche sotto un altro punto di vista. Ecco, Antonello Pignatelli, volevo sentire lui adesso, bene. Poi facciamo un altro giro. Innanzitutto spieghiamo ai nostri telespettatori dove vi trovate in questo momento, davanti all'ingresso del cimitero nuovo o quello vecchio? Ti saluto Angelo, a tutti gli amici presenti. E siamo davanti al cimitero di Talsano a Porta del Cielo, il cimitero nuovo che è stato praticamente costruito dal geometra Angelo Bozzetto, una bella costruzione, sicuramente molto, molto bella, sicuramente sotto architettonico è stupenda, bellissima. Il problema, Angelo, tu lo sai, noi ormai combattiamo, ci conosciamo e camminiamo tutti e due sulla prima linea di combattimento. Il problema qua è che dopo la situazione del dissequestro da parte del Comune di Taranto nell'uscita di Bozzetto, il Comune di Taranto nel 2016, dico bene, bandiva una gara per quanto riguarda l'affidamento a un progettista per quanto riguarda l'ampliamento del cimitero. Questo è stato fatto, in effetti un tecnico abilitato che si è aggiudicato la gara ha fatto il progetto, ma lo hanno fatto lavorare, darlo sempre dell'amministrazione precedente, lo hanno fatto lavorare anche nel mese di agosto, poveretto, per dargli fretta. Questo è stato fatto, detto consegnato. Il progetto è stato consegnato, praticamente da quando è stato consegnato il progetto ad oggi non c'è nessun risultato, cioè non c'è riscontro, non abbiamo notizie. Tu pensa che io, prima di Ferragosto, ho fatto un'email al capo di gabinetto del sindaco per chiedere un incontro col sindaco. Fino adesso non ho avuto risposta. Vabbè, ma io non sto a contestare, non voglio adesso contestare. Io mi affido, giustamente, come diceva l'amico Alfredo Conti, alla nuova amministrazione, al dottor Melucci, che in effetti è uno di prima linea, un combattente, e anche al vice sindaco che adesso attualmente ha la delega cimiteriale. Allora, ci mettiamo nelle loro mani, Angelo, sperando che stavolta, anche perché, credetemi, qua in questo cimitero, da vivi si entra, da morti non si entra. Ecco, questo è un paradosso. Noi abbiamo ricevuto una nota da parte del Comune di Taranto proprio nella giornata di oggi e intorno alle 14. Tra le varie cose che dice questo comunicato, perché ci saranno varie riunioni di giunta, vi leggo questa parte. Nelle riunioni di giunta in programma del mese di settembre, tra le altre questioni, è previsto vengano affrontati il piano delle coste, il piano urbano per la mobilità sostenibile, l'edilizia scolastica e sportiva, l'hotspot per i migranti lì al porto e poi i cimiteri comunali. Quindi già questo può essere un segnale di attenzione. Però abbiamo saputo, Antonello, e lo dico anche al tuo collega che è al fianco, abbiamo saputo di un nuovo cimitero che potrebbe essere realizzato a Taranto. Come avete appreso questa notizia? È un fatto positivo secondo voi o no? O forse bisognerebbe migliorare quelli esistenti? No, vabbè, sono due discorsi diversi, anche discorsi diversi. Su quel cimitero nuovo, Leonida, e c'è un discorso con due forni crematori, uno per gli animali e l'altro per gli uomini. E sarebbe un fatto positivo, no? Visto che non c'è a Taranto. Sì, no? Ma soprattutto perché adesso andiamo a Taranto, andiamo a Bari a cremare o a Salerno. Esatto, per Taranto sarebbe una cosa positiva perché eventualmente le società di onoranze e fumi non andrebbero più eventualmente fuori. Il discorso qual è? Che questo cimitero è totalmente diverso da questo qua. Sono due cose di sé, ad esempio lì a Leonida non ci sono cappelle, non ci sono tumuli, ma tutto messo a terra su come terra. E più le cellette per le urne della cremazione. Perciò è bello, onestamente va bene, ma noi non abbiamo niente contro gli altri e ci mancherebbe altro, me ne vedrei bene. Però logicamente siamo rimasti un po' male, ignoranti nella materia, giustamente. Che abbiamo visto che un bando di gara esce ad agosto su quel cimitero nuovo e noi che praticamente come società di soccorso aspettiamo le assegnazioni qui al cimitero di Talsano, ancora praticamente non si è fatto niente. Allora ti dà un po' di rabbia, Angelo, un po' male, fa male. Ecco, è chiaro. Senti, vuoi cedere il microfono alla tua sinistra, all'amico dell'altra società? Volevo chiedere dunque... Facciamo un'ipotesi, purtroppo muore una persona, esprimono i familiari il desiderio di seppellire questa persona nel cimitero di Talsano. È possibile o no? E distinguiamo anche, no? Perché c'è quello vecchio e quello nuovo. C'è posto? Ci spieghi un po', facciamo finta, ecco, io sono ignorante, ecco, non so la materia, ci dica lei. Vabbè, come società di mutuo soccorso Divina Passora abbiamo solo, diciamo, posti, tra virgolette, al cimitero di Taranto, quello grande.
San Brunone. Purtroppo, pur avendo... Il San Brunone. San Brunone, sì, quello di Taro San Brunone. Sì, sì. Sì. E con tutto ciò abbiamo grandissima difficoltà a seppellire, a trovare un posto per i nostri cari, diciamo, defunti, perché comunque siamo saturi anche noi come società, penso non solo la mia, penso anche le altre società presenti sul territorio, siamo arrivati a un livello tale di proprio che non riusciamo più a trovare un posto, e molte persone che vengono a chiederci di far parte della nostra società, o penso anche delle altre, chiedono questo benedetto, tra virgolette, posto al cimitero di Talsano, perché molti preferiscono essere, diciamo, seppelliti in questo cimitero qui. E sì, purtroppo noi siamo bloccati, pur avendo magari la disponibilità, la possibilità a poter costruire, a voler costruire dei posti nuovi qui, purtroppo siamo costretti a dire che al momento siamo bloccati e non c'è possibilità di fare nulla, quindi ahimè la gente scappa via, tra virgolette, perché San Brunone molti non lo vogliono stare qui a Talsano perché piace di più, è più tranquillo, dicono, non so, sì, tante più, altre più cose, pulito, e poi a noi sarebbe comodo avere dei posti nuovi qui. Ecco, mentre voi parlate, la regia sta facendo scorrere delle immagini, si riferiscono a una delle tante proteste che sono state inscenate nel corso degli ultimi anni davanti al cimitero. E insomma, si vedono anche dei cartelli, delle proteste. Vedo che vi ha raggiunto un'altra persona, ci dite chi è, magari si può presentare? Sì. Buonasera. Sono il cavalier Benedetto Basile, presidente della società Arte e Mestieri. E anche noi siamo in una situazione di poche poste a San Brunone. A Talsano è da 93, aspetto l'assegnazione di un suolo per la costruzione di una cappella. Ne ho fatto una nuova, diciamo, ristrutturando una vecchia a San Brunone, che avevo 188 posti, ho dovuto fare di 80 posti, perché le aree sono quelle che sono su Taranto. E a Talsano siamo ancora in attesa di assegnazione, che hanno promesso da tanti anni, io sono già da 40 anni presidente di questa società, però non riusciamo ad andare avanti, anche se qualche posto, diciamo, ce l'ho io a Taranto, ma a Talsano non abbiamo la possibilità di tumulare nessuna salma. Ecco, allora torniamo da Antonello Pignatelli, perché volevo sentire, in base alla sua esperienza, insomma, professionale, tra un po' vedremo anche le immagini che si riferiscono al sequestro del cimitero, non entriamo nel merito della questione giudiziaria, naturalmente non è questa la sede, però volevo dire questo, certo. Voi come società, no, che si occupano di questo argomento, che cosa chiedete? Chiedete che vengano assegnati dei terreni oppure che si possa costruire all'interno? Spiegaci un po' meglio, per favore. No, allora le assegnazioni sono già in essere dal 2009. Sì. Le società di mutuo soccorso che attualmente sono in lista per avere la concessione sono all'incirca 22 o 23, cifra più o cifra meno, e sono tutte società di mutuo soccorso operanti da tanti anni, che hanno avuto il signor Bozzetto nel 2009 riceve dal comune di Taranto la graduatoria, ma praticamente ignora, perché lui diceva, mi permetto di dire, che siccome il cimitero era gestito dalle sue mani, lui decideva quando e quando voleva darci a noi queste concessioni, che non ce le ha mai date e non ce le avrebbe mai date, secondo me, se c'era ancora lui qua. Okay. Questo è il discorso, perciò le società che sono qui presenti sono in attesa di avere la concessione e pagare giustamente la concessione, no, che è stabilito già da un project, pagare la concessione al nuovo, logicamente al nuovo gestore, che poi si aggiudicherà l'appalto nel momento in cui questo progetto andrà in gara. Questo è io voglio dirti un'altra cosa, Angelo, prego, scusami, prego, se ti interrompo. No, volevo dirti che qua purtroppo i talsanesi, i lamanesi, i sanvitesi sono costretti ad andare in cappelle di amici a farsi appoggiare a San Brunone, alle Forano, qui a Talsano, al cimitero vecchio. Mi fai appoggiare mio padre che è deceduto? Mi fai appoggiare mia sorella? No, vabbè, aspetta. E sono spese, dice giustamente Alfredo, perché c'è un'estumulazione, una transazione e una tumulazione.
quando praticamente sarà pronto eventualmente questo cimitero. Perciò questo è un costo notevole, Angelo. No, Angelo, sì. Noi chiediamo logicamente che tutto questo venga fatto alla luce del sole e al più tempo possibile. Questo sì. Chiediamo, non vogliamo altro, solo questo. Basta, sì, aspettiamo da tanto, ma da tanto. Troppi anni, insomma, un po' la questione giudiziaria, un po' le lungaggini burocratiche, insomma, diamoci da fare, speriamo davvero che il nuovo comune, grazie, la nuova giunta possa fare qualcosa. Voi sapete che periodicamente, grazie, torniamo anche noi su questo argomento, perché ci sta molto a cuore. Certo, Angelo. Ecco, volevo sentire Alfredo Luigi Conti perché volevo chiedergli anche un dato numerico, perché questo cimitero serve, lo dico tra virgolette, a un bacino di utenza molto vasto, no? Che si estende fino a Taranto 2. Sì, abbastanza rilevante per Taranto. Quanti abitanti più o meno? Quanti cittadini? Allora, se consideriamo Talsano, Lama, San Vito, Taranto 2, possiamo dire che siamo intorno ai 55.000 persone. C'è la forchetta va dai 47 ai 55.000 persone, cioè significa un grandissimo bacino, considerando la popolazione di Taranto che è circa 200.000 persone. Ora, non è, diciamo, la questione numerica, Angelo, sì, sì, che è rilevante, ma sono le forti lamentele che io ho ricevuto da tantissima gente che mi ritiene una persona, diciamo, attenta, scrupolosa e sensibile alle problematiche sociali. L'altro ieri, un mio carissimo amico di Talsano, io gli dico, vedi che ho fatto questa richiesta, questo appello al nuovo sindaco, al vice sindaco, chiedendogli, dice, me lo dici proprio in un momento bruttissimo, è morto mio padre e stiamo facendo salti mortali a trovargli un posto, e ti potrei fare anche nome e cognome di questa persona, se sì, sì, diciamo, lo richiede il caso. Non è giusto, no, è chiaro. Non è assolutamente giusto, Angelo. Sì, sì, sì. Noi abbiamo sempre fatto richieste, appelli, manifestazioni, proprio perché è un dato rilevante, cioè quello che qui non si può morire. Abbiamo detto qualche tempo fa, a Talsano non si può morire. Sì. Oggi diciamo l'altra cosa, da vivi si può entrare, da morti no. È una questione, come tra virgolette, mortale. Beh, non è giusto, bisogna rispettare e mettere in condizione che i servizi funzionano, anche perché la povera gente non deve stare a andare a cercarsi col lanternino il posto, deve avere la disponibilità prevista. Ci sono i progetti, sì, bene, c'è il progetto di allargamento di questo cimitero, sì, e allora perché non l'hanno considerato o preso in considerazione, visto che gli hanno dato, diciamo, a chi per dovere la possibilità di estrapolare, di tirare fuori, di progettare l'allargamento di questo cimitero? Fermiamoci un attimo, cimitero, fermiamoci. Venga, per l'amor di Dio. Sì, 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 fermiamoci. Prego? No, fermiamoci un momento, perché mi dicono dalla regia che ci ha telefonato una persona che fa una domanda specifica, forse voi potete rispondere, o Antonello o l'altra persona che è al suo fianco. Cioè dice, conoscendo la situazione del cimitero nuovo di Talsano, dice che ci sono delle cappelle. Chiede, al momento si può comprare una cappella o si può, non lo so, comprare un posto? Ma soprattutto la cappella, no? Chi sta gestendo ora, il comune, tutto questo? La domanda potrà sembrare ingenua, ma ce la fa il cittadino. No, no, non è ingenuo, giustamente. Allora, Angelo, adesso voglio cioè, nel senso, adesso ritorno un po' indietro. Sì. Qui, le cappelle che stanno qui, il signor Bozzetto, tanto ormai alla luce del sole c'è un'indagine, ormai c'è... Lo sanno, ha venduto, cioè ha ceduto le cappelle, le edicole e le gentilizie a persone che non erano in gradatoria.
giustamente le persone non sapevano questo e hanno comprato. Quando poi hanno comprato e sono andati al comune per avere la agibilità, hanno trovato praticamente il cognome che non era in elenco nella graduatoria, perché esiste una domanda al comune di Taranto per avere una concessione, la concessione del terreno, non la cappella costruita. Per avere la concessione del terreno bisogna fare una domanda al comune di Taranto: chiedo un lotto di terreno per la costruzione di un edicolo al cimitero di Talsano. Questa domanda viene protocollata e viene messa in elenco insieme all'altra persona. Bisogna vedere che posto, il 15esimo, il 30esimo, il 34esimo, va in elenco. Fatto questo, se eventualmente gli altri che vengono prima o rinunciano, non sono interessati, si arriva al suo turno e lui può avere in concessione. Che significa in concessione? Che va al comune, fa il versamento e gli danno il terreno. Poi lui, sarebbe chi ha acquisito la concessione del terreno, praticamente fa costruire da chi è ditta vuole la cappella. Funziona in questo modo. Ma il signor Bozzetto, che cosa ha fatto il signor Bozzetto? Il signor Bozzetto praticamente ha costruito lui direttamente quando non doveva costruire e praticamente poi ha rivenduto. Vabbè, ma è un problema suo, noi non entriamo nel merito. Sì, no, non entriamo nel merito perché sì, non è presente, quindi non posso chiedergli. No, ma non ci chiedergli... interessa, non voglio manco parlare. Anzi, se vuole intervenire anche telefonicamente. È semplicemente il meccanismo suo. E poi Angelo, scusami, sì. Le due colombaie che stanno qui di 2200 posti, praticamente queste dovevano essere vendute nel contratto a morte avvenuta, invece sono stati tutti venduti posti a futuro decesso. Ecco perché il comune di Talsano si è trovato in queste condizioni, che non aveva più posti, perché purtroppo chi veniva comprava due posti, tre posti a futuro decesso, sì, che quando muoio praticamente va a entrare. Chi è morto a Talsano è venuto qua per chiedere un posto, non ne ha trovati e non ha trovati da diversi anni, perché cioè in realtà i posti ci sono ma sono vuoti perché sono stati venduti a futura morte, giusto? Questo è il problema. Esatto. Benissimo, no, ti dico un'altra cosa. Sì. Parlo di 5 mesi fa, 7 mesi fa, c'è stata la possibilità che qualcuno o è andato fuori Taranto, si è trasferito o ha ceduto al comune di Taranto i posti che aveva. Ovviamente è avvenuta qualche morte, qualche decesso su Talsano, sono venuti qua e hanno trovato ma un po' di posti, parlo di una ventina. Ma sono stati subito occupati perché le persone hanno lasciato il posto, hanno avuto indietro i soldi che hanno pagato e il comune ha rivenduto lo stesso posto allo stesso prezzo. Perché non ci ha perso nessuno, non ci ha guadagnato nessuno, ecco, diciamo, va bene. Sì, però sì, erano sì. Pochi. Praticamente chi aveva bisogno logicamente non voleva più, chi aveva fatto la cappella, che hanno rinunciato a questi 20 posti, sono stati presi dal comune, ma il comune li ha in un attimo consumati. Cioè, praticamente in pochi mesi sono stati riempiti. Anche in questo caso è stata fatta adesso una cifra, non lo so. Anche in questo caso è stata rispettata una graduatoria tra persone che avevano richiesto un posto o è stata fatta a chi arrivava? Scusami Angelo, sulle colombaie non c'è graduatoria. Sulle colombaie chi muore, sono posti comunali, chi muore viene là, dice è morto mio padre, fa il versamento e acquisisce il loculo. Benissimo. Il posto lo deve trovare subito, perché è quello è il problema, sì, no? Sì, sì. Se invece io lo vendo a futuro decesso il posto, poi domani mattina chi muore veramente qua, dove devono andare? Quello che sta succedendo adesso naturalmente. È chiaro. Vuoi aggiungere Angelo, qualcosa? Sì, prego. Io credo che bisogna finirla, almeno per questa cosa, diciamo molto seria, la mortalità, cioè nel senso che muore un familiare, muore una persona vicina e deve andare a cercare il mercato in merito, no. Io forse mi sbaglio o forse essendo ignorante in materia, io dico che deve essere una prassi normale, cioè non mi devo creare il problema di trovarmi il no, oppure mi devo adeguare, ma non è giusto, no, almeno per, è come un po' la sanità, permettetemelo di dire. Cioè, come la sanità deve essere un servizio immediato, sempre pronto, efficiente, così deve essere anche per quanto riguarda la questione dei cimiteri. Sono troppi anni e io ho portato avanti questa battaglia grazie anche a voi che siete stati i primi a portarla avanti con Studio 100 e sono garante di queste. E c'era anche in quell'occasione il signor Pignatelli. E 2014, oggi ci troviamo ad agosto del 2017 e non è cambiato nulla. Va bene, sentiamo. Allora ecco il mio appello al nuovo sindaco. Ritengo che il nuovo sindaco, ripeto, ho fiducia in lui,
come ho fiducia in Dante Capriulo, essendo uno della, diciamo, della giunta del dottor Melucci, sindaco di Taranto. Bene, vi chiediamo la cortesia di prendere a cuore questa vicenda che fa veramente, scusatemi il termine, schifo oggi come oggi, che sia ancora così dopo tre anni, perché noi 3 anni fa chiedemmo il dissequestro, è avvenuto in pochi mesi grazie alla parte giudiziaria. Bene, è un giudice che ha fatto la sua parte. Una volta liberato, perché tutto questo meccanismo, questa macchina non si è messa in moto come doveva mettersi in moto? Perché la gente non deve, ripeto categoricamente, è un po' come la sanità, va bene, deve va essere bene. Rispettata. Va bene, va bene. Sentiamo il signor Basile un attimo, volevo chiedere una cosa al signor Basile a proposito della situazione in generale invece dei cimiteri a Taranto, perché anche a San Brunone non mancano i problemi, forse non sono soltanto problemi che riguardano il trovare un posto, ma forse bisogna mettere un po' d'ordine nella materia cimiteriale a Taranto. Lei che è del settore, che cosa ci dice in questo, su questo? Diciamo che c'è molto da fare in tutti i campi, specialmente a Taranto, perché parecchi nostri figli stanno andando via per mancanza di lavoro, perché questo a giudicare i suoli qui a Talsano ci sarebbero molti posti di lavoro, perché 22 cappelle da 642 posti, quelli che sono, porterebbe lavoro a Taranto. Il discorso di Taranto, ti devi sottomettere a certe condizioni, allora a volte è meglio non comparire, lasciar fare a chi sta direttamente all'interno e operare, se no non si riesce a lavorare a Taranto. Ah, ecco. Nessuno riesce a mettere mani a Taranto, e vi dicevo i nostri figli stanno andando fuori da Taranto. È impossibile costruire, io per costruire questa cappella, ristrutturare una cappella vecchia fatiscente, ho dovuto spendere circa 250.000 euro grazie all'iscrizione di nuovi soci, ma ho avuto tergiversie da tutto e da tutti, facendo lettere al comune, non ho mai avuto ufficialmente una risposta per iscritto. Ah sì, capisco. Allora all'interno della mia società ho messo 3 ingegneri che si interessano della parte tecnica, dunque progettano, fanno tutto quanto, e io amministrativamente, visto che vengo da un settore della Marina, che ero un assistente nella Marina Militare, ho lavorato per 52 anni, ho trovato più difficoltà nel civile che nel militare. Mamma mia. Ho detto tutto. Eh sì, ha detto anche molte cose tra le righe interessanti su cui bisogna indagare e intervenire. Facciamo dire anche una cosa all'amico dell'altra società, perché tra un po' concluderemo il collegamento. Allora, volevo chiedere questo. È vero che il vostro lavoro è ostacolato dalla burocrazia? Anche lei la pensa così? Anche il rapporto con il comune non è ideale, ottimale? Avete trovato anche voi grosse difficoltà? È sotto l'occhio di tutti, perché comunque in questo momento, negli ultimi anni, veramente non si capisce bene il referente di qualsiasi problematica, sia delle società che operano nel cimitero di San Brunone, sia magari una persona civile che comunque vuole seppellire un suo parente, sì. Un suo defunto, e quindi comunque la burocrazia è tantissima. Io dico solo, dal punto di vista come società, che siamo, diciamo, in ginocchio, siamo arrivati proprio, diciamo, sull'orlo, no? Siamo pieni, saturi, e chiedo che magari la nuova amministrazione possa finalmente mettere mano a questa situazione che è diventata gravosa, sia per quanto riguarda il San Brunone, perché il San Brunone, come dicevo prima, è saturo, e poi comunque avendo questa bella realtà qui a Talsano, finalmente si possa fare qualcosa per alleviare finalmente il San Brunone e diciamo cercare di fare qualcosa anche qui a Talsano, perché per quanto ci riguarda è importantissimo, perché comunque non abbiamo più disponibilità di posti e di poter aiutare nemmeno le persone, perché noi vorremmo aiutarle
garantire un servizio efficiente è quello ma, più ma non è possibile. Migliore possibile, però purtroppo in questi ultimi anni sta diventando sempre più difficile, sempre più complicato, più difficile. Sì. Certo, allora noi concludiamo questo collegamento, vorrei affidare ad Antonello Pignatelli una breve riflessione. Occupa tu questo spazio, un invito, una riflessione, anche perché poi ho visto che annuivi quando il signor Basile diceva anche con l'edilizia cimiteriale, o comunque non soltanto l'edilizia, insomma l'ambito cimiteriale, sia pure un ambito triste, si può lavorare e quindi si può dare lavoro a molte persone, giovani, meno giovani, no? Perché molta gente non lo sa, si limita magari a pensare al carpentiere, al muratore, ma invece intorno ci sono tante persone che lavorano, è vero? Allora Angelo, in primis secondo me è l'indotto che lavora, sì, in prima linea, perché l'indotto viene chiamato naturalmente in prima linea quando nel momento in cui si comincia qui a costruire. Il signor Basile parlava di logicamente di 22, 23, 24 società di mutuo soccorso che vengono qui a costruire, ma non solo, perché poi ci sarà sicuramente un'impresa, una società che vincerà l'appalto di project, e logicamente la società di project che vince l'appalto dove si serve? Si serve dall'indotto per tutto ciò che può essere il materiale, può essere il praticamente l'edificazione nell'ambito locale. E, perciò dico, è importante per Taranto, è importante per i ragazzi, per le ditte, per i lavoratori, che questo cimitero prima o poi debba sbocciare, secondo me debba partire, perché partendo questo cimitero diamo tranquillità e serenità ai cittadini di tutte queste borgate e anche parte dei tarantini che vogliono venire qua, diamo lavoro all'indotto, diamo la possibilità di muoversi anche a livello comunale, perché il comune anche ha un ritorno di questa cosa qua, tutto sommato. Perciò dico, veramente è importante che adesso, e ripeto, io non ho niente contro questa nuova giunta, anzi devo dire che forse sta cominciando a fare qualcosa di buono e lo ammiro anche, perciò io non ho niente contro il sindaco, contro il vice sindaco e contro nessuno, però adesso che logicamente sono arrivati loro è stata una settimana di fuoco, quotidiano, Taranto Sera, Studio 100 voi l'altro giorno mercoledì con Intergiornale, la tua, tu personalmente, sì. Oggi ci hai dato la possibilità di parlare veramente nel vostro programma, perciò è stata una settimana bella, forte, che secondo me qualcuno che è un po' sordino è riuscito a sentire qualcosa in settimana, che dici Angelo? Forse sì. Sì. Speriamo, comunque. Bravo, esatto. Sì. Ogni volta, no, hai ogni volta che abbiamo combattuto, qualcosa di buono a casa l'abbiamo portato. Io devo ringraziarti veramente di vero cuore, Angelo, perché come emittente televisiva siete sempre in prima linea, ci date una mano, ci siete vicino e questo veramente te ne siamo grati. Io porto sicuramente il ringraziamento di una parte delle società di mutuo soccorso come portavoce, anche qualcuno è qui presente, mi ha fatto anche piacere. Voglio dire, veramente siamo contenti del vostro rapporto che ci date, veramente, di vero cuore. Angelo, bene, bene. Cuore. Allora, vi chiediamo soltanto un minuto di pazienza, solo un minuto, perché so che dovete andare alle vostre attività, naturalmente, perché c'è una telefonata proprio su questo argomento. Allora, la potete ascoltare anche voi, vediamo che cosa ha da dirci questo cittadino che ha chiamato la nostra redazione. Due minuti e vi lasciamo. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego, ci dica. Senta, forse mi sono collegato un po' tardi, non lo so se è stato parlato già di questo fatto. Nel cimitero vecchio ci sono degli spazi, anche se sono piccolini, però secondo me si possono sfruttare. Dove dice lei? A Taranto o a Talsano, scusi? Sì, sto parlando del cimitero di Talsano, il cimitero vecchio. Il cimitero vecchio, sì. Ci sono degli spazi vuoti. Ci sono degli spazi un po' piccolini, però si possono sfruttare. Oppure quelle tombe che sono malandate e pericolose. Cioè il comune non può intervenire e fare delle cellette. Perché io ho visto molte cappelle, addirittura la Misericordia del 1988, che non possono uscire i morti e sta dando adesso i posti addirittura per quelli. Cioè significa che questa cappella fra 25 anni non sarà più utilizzata perché diventano tutti da 100 anni, no, 60 anni, non lo so quanti. Sì. Se escono questi morti e si mettono nelle cellette, secondo me escono molti posti nel cimitero. Capisco. Grazie. Grazie a lei, grazie. Forse Antonello può rispondere o l'altro collega. Sì, brevemente. Prego. No. Andiamo con ordine. Allora, la prima cosa, l'amico parlava degli spazi. Gli spazi logicamente non possono essere occupati perché servono anche per una questione di distanza
e di sicurezza in primis. E per quanto riguarda i tumuli che lui diceva, quelli vecchi ammalorati, è partito già un censimento che stanno già facendo da pochi giorni, come lo hanno fatto a San Brunone. San Brunone attualmente sta mettendo a disposizione diversi tumuli che le persone possono fare la concessione, gli vengono dati, pagano logicamente il suo, cioè pagano la concessione al comune e poi la persona se lo fa ristrutturare nuovamente. Adesso sono partiti qua a Tarsana, hanno cominciato al cimitero vecchio, perché forse l'amico non è giustamente al corrente, adesso sentendo questa nostra trasmissione è al corrente che qui a Tarsano, al cimitero vecchio, hanno cominciato a fare un censimento per quanto riguarda i posti che sono ormai abbandonati, che non c'è più nessuno, che le famiglie sono sparite, parliamo di posti logicamente molto molto vecchi. Benissimo. Per quanto riguarda la misericordia, devo lanciare una lancia a favore di Enrico, perché l'amico mio Enrico, presidente, perché la misericordia purtroppo è vero che ha fatto qualche volta delle stumulazioni, ma il problema è che le fosse comuni sono piene, significa che quando una salma esce dopo 20 anni è ancora intatta, perché qui a Tarsano succede anche questo, in quanto è zona paludosa, e a differenza di Taranto che è logicamente più secca, avendo la zona paludosa molte volte purtroppo la salma esce leggermente intatta e non può andare logicamente sotto, non può andare in celletta, non può andare nella cassettina e deve andare sottoterra. Ma qualche succede, Angelo, che i due campi, sarebbe, parliamo dei terreni, sono saturi, sono pieni e non si può andare sottoterra. Allora che cosa sta facendo Rico? Per evitare questo problema chiama la famiglia, non è di obbligo, facoltativo, e dice: volete che il posto invece di ventennale diventi perpetuo? Ci sono delle famiglie che accettano e altre che non accettano. Logicamente lui ha veramente difficoltà e questo, Angelo, si collega a tutto il circuito che sta succedendo adesso. Questo purtroppo succede perché in questo momento ancora noi non siamo arrivati a cavallo di questa situazione. Ecco dove sta. Ma guarda, ti posso assicurare che la misericordia si sta comportando bene. Cosa può fare altrimenti? Non può fare niente, Angelo. Molto questo bene. È il discorso. Dice: il morto dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Questa è la battuta. Mi permetto, scusa, ho fatto un po' di ironia. No, ma ci mancherebbe. Grazie cari amici, davvero siete stati molto utili per far capire alla gente, Angelo, cosa c'è dietro, no? Perché molti dicono sì, è un luogo, sì, si va a fare una preghiera, a depositare, a deporre un fiore, ma tutto ciò che c'è dietro molta gente non lo sa. Ed è bene che si possa parlarne più spesso affinché chi deve intervenire, in questo caso il comune con le sue politiche cimiteriali, metta un po' d'ordine in una materia così complicata e così, come dire, trascurata, mi permetto di dire, da troppo tempo. Grazie ancora ragazzi. Certo. Grazie. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti voi, Angelo. Grazie. Grazie. Allora torniamo in studio, possiamo interrompere il collegamento. Tema molto delicato, avete sentito. Ovviamente è stato citato spesso l'imprenditore Angelo Bozzetto, che se vuole naturalmente può intervenire ora in prossime trasmissioni per dire la sua, visto che si è fatto cenno anche alla sua attività che è stata come dire, contestata da alcuni dei nostri ospiti. Siamo aperti ovviamente, quindi non possiamo creare sempre dei contraddittori, perché è materialmente, tecnicamente, logisticamente spesso impossibile, ma siamo aperti a qualsiasi forma di confronto. Ora c'è la pubblicità, cari amici, e poi parleremo di altri argomenti. Ovviamente se volete parlare dell'argomento di oggi, che abbiamo trattato fino adesso, fatelo pure. Però sappiamo che molte persone si sono prenotate per parlare di altre problematiche, rifiuti, sicurezza e quant'altro. E allora, tra un po' le vostre telefonate, le vostre email. Restate con noi. Alla Fiera del Mobile, in tutti i Chiarelli Center della Puglia, sfilano le prestigiose aziende del design italiano. Calligaris, Dorelan, Stelle Monelle Camerette, Miscucine e tante altre. Ogni giorno una promozione imperdibile. Seguici su Facebook. Alla Fiera del Mobile trovi anche le imperdibili promozioni Asta Mobili, GSG, Sparareda e Mercantini Mobili. La Fiera del Mobile la trovi in tutti i Chiarelli Center della Puglia. Chemipool Italiana, dal 1981 al servizio dell'ambiente. Chemipool è igiene ambientale, pulizie, disinfezioni e disinfestazioni, sanificazione e derattizzazione. Chemipool Italiana, specializzata negli interventi di bonifica su siti inquinati e manufatti in amianto, per la salute e la sicurezza sul lavoro. Chemipool Italiana,
Corso Vittorio Emanuele II 272, Talsano, Taranto. www.chemipool.it. Vendi con noi gli oggetti che non usi più. Liberi spazio e dai nuova vita alle cose. Mercatopoli Taranto Centro, il tuo negozio dell'usato. Via Cesare Battisti 5200. Visita il nostro sito www.tarantocentro.mercatopoli.it. Autospurgo De Santis & Co., azienda leader nel settore ambientale, certificata ISO 9001 e ISO 14001. Pulizia fosse biologiche e pozzi neri, bonifica cisterne, sturamenti lavelli e colonne montanti, trasporto rifiuti pericolosi e non, telecamere di videosorveglianza per intasamenti di difficile accesso, cassoni per trasporto rifiuti solidi, escavatori e bobcat per scavi e movimento terra, tifone per nebulizzazione di ampie zone verdi, disinfezione e deratizzazione, deblatizzazione, sanificazione, disinfestazione, manutenzione piscine, noleggio bagni chimici. Autospurgo De Santis & Co., Taranto, via Plateia 26F. Department Store, 100% Made in Italy, il primo. A Martina Franca, il primo department store del Meridione. Più di 200 colori per abiti, giacche, pantaloni uomo-donna. Department Store, tessuti di alta qualità, i marchi più prestigiosi ai prezzi più competitivi. Loro Piana, Cerruti. Vieni a scoprire la nostra collezione di elegantissimi abiti da cerimonia. Department Store, 100% Made in Italy e a Martina Franca in Via Leone 13. Riprendiamo il nostro programma. Dunque, cari amici, come promesso, dopo questa prima parte che abitualmente dedichiamo a un tema specifico, lasciamo libero sfogo alle proteste, alle lamentele, ma anche ai suggerimenti e alle proposte, perché come spesso accade, molti cittadini avanzano anche delle proposte alla pubblica amministrazione oppure agli enti interessati a curare determinati ambiti. Intanto, a proposito di pubblica amministrazione, c'è da segnalare più di un intervento negli ultimi tempi e quindi, come sempre, mettiamo in evidenza le ombre ma anche le luci. C'è stato un intervento radicale di pulizia, informa il Comune di Taranto, dove al sottopasso che porta al Ponte di Pietra. L'intervento è frutto della collaborazione tra AMIU e Direzione Ambiente. La rapidità di esecuzione dell'intervento è stata garantita dal coordinamento dell'ingegner Cosimo Natuzzi, informa il Comune. Sono previsti peraltro interventi analoghi nelle altre direttrici di accesso alla città come via Magnaghi e viale Magna Grecia per migliorare sensibilmente il primo approccio di chi arriva proprio in città, ma anche interventi sono previsti nella piazza della stazione ferroviaria. L'amministrazione comunale in una nota ringrazia gli operatori e non si stanca di chiedere ai cittadini quella collaborazione senza la quale ogni intervento ordinario e straordinario diventa del tutto inutile. Anche perché sono stati effettuati altri interventi. Quindi stamattina pulizia straordinaria su via Toma, la strada che collega Talsano a Taranto 2. L'amministrazione comunale, anche in questo caso leggiamo una nota del comune, ha avuto molte segnalazioni fotografiche e video di cittadini che in quella zona lanciano sacchetti di rifiuti dai finestrini delle automobili. E siamo ancora a questo. Poi ci lamentiamo, magari gli stessi che lanciano i sacchetti poi magari si lamentano, ma questa città è sporca, l'AMIU non lavora, non vengono mai e così via. Insomma, cominciamo anche ad avere noi stessi tutti dei comportamenti responsabili e rispettosi della città, dell'ambiente, degli altri cittadini e poi magari si ha diritto anche a manifestare dissenso, perché è vero, molti cittadini che hanno dei comportamenti irreprensibili, quindi assolutamente corretti, hanno ragione quando si lamentano e molti si lamentano perché non c'è lo spazzamento manuale delle strade, non c'è una raccolta, anzi uno svuotamento e una disinfezione dei cassonetti più frequente. Si lamentano anche dei comportamenti degli altri cittadini che hanno appunto mettono in atto comportamenti, azioni assolutamente censurabili e quindi
in questa trasmissione hanno diritto di ospitalità tutti, ovvero chi fa bene, chi fa male, chi vuole denunciare qualcosa che non va. In tutti gli ambiti, perché un disservizio con la ASL, e ne abbiamo parlato, ed è stato risolto, oppure un problema che riguarda l'igiene urbana, la sicurezza dei disabili, delle mamme, delle persone anziane. Insomma, non parliamo soltanto di rifiuti, ovviamente, in questa trasmissione, benché sia un argomento ricorrente e, aggiungiamo, purtroppo, per le ragioni che abbiamo esposto poco fa. E allora, intanto una buona notizia che riguarda comunque la raccolta differenziata, riguarda anche il lavoro di alcuni dipendenti della cooperativa Kratos che avevano manifestato in questi giorni, sono addetti alla separazione dei rifiuti che giungono dalla raccolta differenziata. Ebbene, questi lavoratori potranno lavorare per altri 4 mesi, questa è una notizia fresca proprio della tarda mattinata di oggi e quindi insomma ci fa piacere che ci sia un po' di sollievo per questi lavoratori, sperando che vengano stabilizzati e che quindi non abbiano questa ansia di un rinnovo di convenzione, perché è sempre un fatto provvisorio. Poi ci sono altre segnalazioni, poi naturalmente se ci sono delle telefonate pronte la regia può interrompermi in qualsiasi momento. Allora, ci scrive un telespettatore e dice scusate, vi segnalo un altro degrado, una discarica a cielo aperto grazie tra virgolette ai tarantini incivili che abbiamo in via Aleardo Aleardi, la strada che porta dalla zona Gennarini all'isola ecologica dell'Amium. Grazie e buon lavoro, dice questo cittadino. Vedete, un po' tutti rimarcano sì le accuse all'Amium, ma le accuse ai soliti sporcaccioni. In questo caso via Aleardo Aleardi. Sentiamo chi è in linea invece al telefono. Pronto? Buonasera. Sì, l'ascoltiamo, prego, buonasera. Senta, sono Giovanni, buonasera. Buonasera, signor Giovanni. Abbassi un po' il volume. Questa è la quarta volta che lo sto chiamando. Sì. Dalla Rione Tamburi. Sì. In via Archimede, angolo via Galeso. C'è una villetta appena inizia via Archimede. A fianco alla villetta c'è una strada che entra da via Archimede ed esce all'angolo, che a sinistra gira e va agli Anticustodi, alla chiesa. Alla destra va intorno alla villetta. Sì. La strada è tutta rotta, sì. Con le macchine non si può camminare, le ruote che si spaccano, le persone che camminano a piedi cadono e si spezzano gli altri. Ma è giusto così, sono 4 volte che ho chiamato. Sì, sì. Dice che dovevano mandare le telecamere e non sono venuto proprio. Sì. Sì, allora. Una volta o tre volte a lei, prima della campagna elettorale, sì. Dopo la campagna elettorale il direttore. Sì. Poi 2 volte a lei. Sì, ma insomma, la telecamera guarda bene. No, veramente siamo andati con la telecamera. No, lei non è venuto da nessuna parte. No, lei è stato disattento, mi permetto di dire. Noi siamo andati e l'abbiamo anche mostrato, forse ha perso qualche puntata, ma noi siamo andati apposta sul posto. Tutte le sere vengo io. Allora, sì. Il direttore mi ha detto, vi chiameremo e vi facciamo. Venite sul posto, vi faccio vedere dove sì, è. Però noi mandiamo ancora la chiamata vostra. Va bene, noi non è necessario. Non è necessario che ci sia la gente sul posto, perché noi se facciamo il giro dei quartieri. Allora, se andiamo ai Tamburi, facciamo varie strade, siamo andati anche in quella. Ovviamente. Voi andate in via Torrigetta, andate in via Abbiamo Polarò, tutte parti andate, su via Archimede non venite proprio. Angolo via Galeso, c'è la villetta. Va bene. Attengo la villetta e c'è la strada. Va bene, intanto la saluto e la ringrazio. Adesso vediamo di recuperarle queste immagini e così gliele facciamo vedere. Grazie, la salutiamo. Allora, dico a tutti i nostri telespettatori che ovviamente non possiamo andare in tutte le zone che ci vengono segnalate. Tutte le segnalazioni vengono trasferite al comune, all'AMIO, all'AMAT, all'ASLA e quant'altro. Però aiutateci, nel senso che potete inviarci anche voi delle fotografie o dei filmati, anche amatoriali. E vi diciamo sempre, non vi preoccupate se sono sfocate le immagini, un po' mosse, non vi preoccupate, però ci aiutate a raccontare, non solo con le parole, ciò che manifestate, quindi il disagio che manifestate. Ormai tutti col telefonino possono fare delle fotografie, inviatele
al nostro indirizzo di posta elettronica, oppure postatele su Facebook, sulla nostra pagina ufficiale di Studio 100, e faremo vedere anche quelle fotografie. E comunque a Rione Tamburi proprio il nostro Francesco Friuli è andato più volte e ha fatto vedere anche la strada che diceva il signore, però capisco che magari qualche puntata può essere persa e quindi non è capitato. Tuttavia il fatto che la strada sia rimasta così ovviamente non può essere addebitato a noi, perché noi possiamo far vedere la situazione, e la nuova amministrazione comunale è chiaro che deve avere il tempo di reperire il denaro necessario per fare questo lavoro. Si è insediata da poco, capire la situazione, però è chiaro che noi incalziamo affinché le zone più disastrate, strade, marciapiedi e quant'altro, possano essere riparate al meglio e in tempi brevi. Questo vale per tutti, non solo per il signore che ha chiamato poco fa. E allora c'è un'altra telefonata, sentiamo che è in linea. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera, ci dica. Buonasera. Chiamo Danardò. Danardò, sì. Sì. Provincia di Lecce. Sì, come? Dunque, io mi riferisco a quello che da 5-6 anni, sì, ci portiamo avanti la faccenda della condotta sottomarina. Sì. A Torre in Serraglio. Sì. Benissimo. Il protocollo d'intesa che fece l'allora ex sindaco Risi, sì, con il sindaco di Porto Cesario, assieme all'acquedotto pugliese, sì, esatto, sì, sì, che volevano portare la condotta a 1,5 km. Noi sappiamo benissimo che le opere fatte dell'umano, questo è solo questione di tempo, dopo queste, innanzitutto che fanno una schifezza. Eh sì. E poi si possono rompere, dice lei, no? Scirocco, quando arriva lo scirocco, io che sono stato imbarcato sui mezzi della Guardia di Finanza, io sono il ragioniere Colomba di Nardò, sì, io so che la merda arriva sulle coste. Eh sì. Finalmente abbiamo trovato un'amministrazione comunale che si sta facendo carico affinché si facesse un invaso a dei terreni di proprietà del comune, e precisamente a Santo Stefano, sì, di 7 ettari, come quello che c'è a Fasano. Eh sì. Quindi si sta... Come infatti c'è... Sta migliorando la situazione. Sì, allora. Sì, sì. Ah, bene, come bene. Infatti c'è stato un protocollo d'intesa con Acquedotto, Regione e assieme al nostro sindaco Mellone, che ci, sì, sta dando tanto da... affinché facessimo questo invaso che poi dopo... No, non più con la tabella 1 che sversava merda, sì, ma bensì tabella 4, che significa depurata, e che noi la daremo anche alle nostre campagne. Bene. E io tra l'altro sono anche un coltivatore diretto, ah, bene, nonché quindi... ragioniere e 25 anni di Guardia di Finanza. Bene, allora... Per cui finalmente abbiamo trovato un'amministrazione degna. Bene, bene. Grazie ragioniere, grazie per aver chiamato, grazie e in bocca al lupo. Insomma, una situazione particolare, sorprendente, insomma, perché vedete anche da fuori provincia ci chiamano, certo Nardò insomma è ai confini insomma della provincia di Taranto, però c'è anche questa problematica e speriamo che possa andare bene. Insomma, il signore ha utilizzato termini un po' coloriti, però insomma ci siamo intesi. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. 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 Abbassi il volume del televisore, per favore. Se ho caputo, la chiamo. Abbiamo un piccolo problema aggiunto a tanti altri problemi. Sì, ci dica. In pratica il piazzale della Bestat.
Non ha un programma di pulizia, non ha un programma di pulizia mensilmente da 40 anni, sì. Perché quel piazzale è stato abbandonato anche dall'ADMU, anche dall'AMLAM. Non ci sono operatori neanche giornalieri per pulirli quel piazzale là. Doveva essere il salotto di Taranto quel piazzale. E il fatto non è stato così. Ecco. È stato donato al comune tutti i piazzali. Uh-huh. Il piazzale incomodato d'uso. Sì. Ma non puliscono? Sotto via di Via Dante. Sotto via di Via Dante, che doveva fare buon uso, sì. tutto il verde che c'era lì non si fa neanche la pulizia mensilmente. Dicono che non si può salire con la macchina sul marciapiede, che mandassero i loro ingegneri, il presidente dell'AMIUN e quello del comune, perché la pedestabile è costruita con cemento armato antisismica, è l'unica zona in Italia sicurissima. Le famiglie stanno sicure là dentro, sicure, perché la Benissabra l'ha costruita a norme di legge. Eh sì, sì, con criteri antisismici. Perché quindi la pulizia deve essere fatta mese per mese. Assolutamente, lo segnaliamo all'Aula. Le tabelle entrassero nel programma dell'AMIUN, quel piazzale, perché è un'indecenza che non si fa da 40 anni. Va bene. Pulizia. Ci fermiamo qui. Grazie per aver chiamato, è stato molto chiaro e quindi la segnalazione va direttamente all'AMIU per queste difficoltà evidentemente che ha l'azienda a entrare sul piazzale, ma questo non deve impedire una pulizia radicale. Io ogni tanto ho visto una pulizia manuale e anche bagnare, irrorare quel piazzale, però forse bisogna fare qualcosa di più, anzi senza forse, perché effettivamente ci sono delle zone che sono un po' sporche. Allora, un'altra segnalazione, un telespettatore ha chiamato, parla della zona di fronte alla clinica Bernardini, parliamo di Taranto. Allora, questi cittadini abitano proprio di fronte a questa casa di cura, che cosa dicono? Che i cassonetti sono stracolmi. Spesso la raccolta non viene effettuata periodicamente, non viene fatta una disinfestazione perché c'è necessità addirittura della derattizzazione. Le persone hanno paura di conferire il sacchetto all'interno del cassonetto perché sono pieni di topi. Allora, via Scoglio del Tonno, questa segnalazione ci è giunta in privato, una persona che non voleva andare in diretta, e dice: intervenite per favore in questa zona. Ovviamente trasferiamo anche questo all'AMIU, ma lo faremo anche in separata sede, perché non può essere una cosa del genere. Siamo a ridosso di abitazioni e siamo a poca distanza di un luogo di cura, quindi per favore intervenite con un'opera di derattizzazione, altrimenti, ma poi ci sono bambini, c'è la possibilità anche di contrarre magari in caso di morso la leptospirosi o altre malattie, insomma questo non può assolutamente accadere. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera a lei. Salve, buonasera. Si dica. Ho letto qualche giorno fa che l'AMIU ha completato la pulizia di Viale del Tramonto e Taranto 2. Tengo a precisare che Viale Rinascimento fa parte anche di Taranto 2, la parte finale dove esce verso sulla Litorania. Sì. E lì è completamente sporco. Ma io la mia chiamata è più su Via del Tramonto, perché hanno detto che hanno pulito, ma la parte iniziale di Via del Tramonto, dove sono stati fatti i lavori per le fogne, per la fogna, sì, sì, sì. E lì sono stati accatastati tutte le alghe che hanno pulito le spiagge dall'inizio dell'anno, ci sono montagne di alghe che non sono state tolte e si fa fatica ad accedere sulla spiaggia. Poi è stato fatto anche un canale artificiale dove doveva esserci una pendenza che doveva andare a finire in mare, ma lì l'acqua è stata, c'è un pozzetto di acqua e ristagna, poi c'è di tutto dentro in questo canale. Capisco. Di sporcizie, bottiglie, carte e quant'altro, che lì soggiornano
ogni tanto quelli che vendono gli ambulanti sulla spiaggia. È questo che volevo segnalare. Sì, le montagne sono eccessive di ali e sono tutte lì ancora accatastate. Li troveremo anche l'anno prossimo, staranno lì anche per tutto l'inverno, vedrà. Speriamo che non sia così, ma temo che lei abbia ragione in questa previsione. Torniamo comunque sull'argomento anche con le nostre telecamere. Grazie per aver chiamato. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Sì, qui c'è anche questo problema della tutela di questa specie di alghe, insomma queste della Posidonia, che non può essere bruciata, non può essere messa, come dire, smaltita con metodi tradizionali. Però bisogna pur farlo, no? In qualche modo sappiamo che è importante per l'equilibrio ecomarino, però insomma non si può, anche perché poi questi cumuli attirano insetti e poi c'è cattivo odore, c'è la decomposizione e insomma troviamolo un sistema, no? E con tutto il rispetto per questa specie protetta, però troviamolo un sistema, altrimenti insomma ne va del decoro e poi anche, come dire, del nostro olfatto, per non parlare poi delle conseguenze a livello igienico-sanitarie. Un'altra telefonata, poi diamo lettura di un'altra mail che ci è arrivata. Pronto, buonasera. Buonasera, salve. Ci dica pure. Salve, senta, io sono felice che ci sia lei che raccoglie tutte queste notizie per dare ordine a Taranto. Eh sì. E per di migliorare la città, insomma, che è molto importante, anche se molti cittadini non ci pensano a questo. Purtroppo. E invece è una cosa molto importante per il turismo, prima di tutto, e naturalmente per noi stessi che ci viviamo. Comunque una cosa che viene trascurata moltissimo, diciamo che non è colpa del comune, del sindaco, che io faccio tanti auguri che possiamo vedere qualcosa di meglio sulla pulizia nel prosieguo del mandato del sindaco nuovo naturalmente. Sì. Cioè praticamente mi rivolgo ai possessori di cani, che praticamente ci sono dei proprietari di cane dove curano il cane veramente civilmente. E come no? E quando diciamo l'animale fa i suoi bisogni, che poi li portano sempre in posti lontane da dove abitano loro, insomma. Sì, perché chiaro. Basterebbe che quando scendono da casa sotto il marciapiede loro stessi possono fare il bisogno, no, vanno in giro facendosi la passeggiata e il cane naturalmente ogni angolo fa i suoi bisogni. Sì. Se lei vede Taranto è pieno di queste macchie nere di pipì di cane dove non buttano acqua, perché c'è anche l'obbligo di avere la bottiglietta dell'acqua. Nessuno adesso ce l'ha questa bottiglietta, quasi nessuno. Mentre qualcuno raccoglie gli escrementi. È vero. Cioè, questo, ma altri non lo fanno neanche. È cioè, vero. Ci vorrebbe veramente una come devo dire, una specie di controllo e di multe. Cioè multe salate, insomma, ci vorrebbe qualcosa che desse veramente un segnale attivo su questo punto, perché è come se siamo addormentati, ci stiamo facendo sommergere da questi escrementi di animali, che loro non ci colpono niente, se vengono curati non succede niente. Assolutamente. Insomma, non è che, ha perfettamente ragione. Io la ringrazio e la saluto per questo contributo. Intanto io mi congratulo anche con la sua persona, perché la ritengo molto valida del suo mandato, di quello che fa. Grazie, lei è molto gentile. Va bene. Grazie e buonasera. Buonasera. Ovviamente ringrazio il signore, ma ovviamente questo è un lavoro di squadra. Ci sono tante persone che lavorano intorno a questa trasmissione, intorno a questa emittente, in questa emittente, ma intorno a questa trasmissione c'è il nostro Francesco Friuli, c'è il nostro Antonio Giandomenico, c'è la nostra Carmen Valletta. Ci sono tante persone, adesso mi sfugge sicuramente qualcuno, ma... voglio ringraziare tutti e grazie anche a chi apprezza il nostro lavoro. Cerchiamo sempre di fare meglio, naturalmente, e accettiamo anche le critiche, ci mancherebbe altro. Allora, quante telefonate ospitiamo ancora? Un'altra sicuramente, poi mi dite dalla regia in base anche al nostro palinsesto. Pronto? Buonasera. Buonasera signor Angelo. Sì. Noi cittadini ringraziamo lei che dà parola
ai tarentini ed è bellissimo sentirli parlare. Sì. Senta, mio nonno diceva, ed era un detto tarentino, si riferiva a Taranto, se ce n'è una più bella è perché si trucca. E noi abbiamo avuto invece a Taranto il trucco al contrario. Voglio ricordare ai tarantini che mi ascoltano che Taranto è stata la città, secondo me, più massacrata dell'universo. C'è una parola alla quale la natura trema, Dio trema e Satana trema, mutazione genetica, è stata fatta per lucro, è una cosa orrenda. Cittadini che mi sentite, tarantini, sindaco, giunta, fatevi forti di questo maltrattamento, perché questa croce deve essere cambiata nel modo giusto. Qui realmente ci sono, non sono tre croci, siamo tutti crocifissi. Sì. Chiedete un po' cosa significa mutazione genetica, quanti problemi porterà di possibilità e tumori in più. È una cosa proprio brutta, brutta. Alziamo la testa, non è detto che dobbiamo morire silenti. Il giusto va chiesto. Chi ha sbagliato per il suo stesso bene deve rendersi conto e rendere il bottino. Ripeto, se l'Ilva ha prodotto 500 in euro, 500 miliardi di euro venduti, un guadagno un po' questa benedetta famiglia Riva l'ha avuta, trovata all'estero. Cosa ci dà? Ne hanno trovati un po' di soldi, una decina di miliardi circa per sbaglio. Un miliardo che ancora non abbiamo visto della Svizzera ed erano 1,4 miliardi quelli scoperti. Per cortesia, pulitevi la coscienza, perché Erode è passata la storia per qualche migliaio di bambini che sono stati uccisi. Sì. Bene, qui la cifra è diversa, non la dico per non spaventare nessuno, perché continuerà nel gene. Io ho parlato con il dottor Patrizio Mazza e con altri e mi hanno detto che cos'è la mutazione genetica. I conti ce li possiamo fare. Vergogna. Io mi rivolgo al Papa che ha avuto a suo tempo, portammo al Vescovo Filippo Santoro, circa 11.000 firme di tarantini. Eravamo poche persone che le abbiamo raccolte per far venire il Papa a Taranto e darci conforto e speranza. Non è ancora venuto il Papa. Filippo Santoro si è dato tanto da fare. Siamo andati, ci ha spiegato e ci ha detto. Però adesso speriamo. Non la vide il Papa Francesco, la vostra trasmissione, siamo troppo piccini. Tutela i piccini, Papa Francesco, per cortesia vieni, perché è un tuo dovere. Qui c'è stata fatta una cosa unica nella storia dell'umanità, tanto a questo record, ed è bella. Dacci un po' di speranza, per cortesia vieni. Grazie. Grazie, signor Angelo. Grazie per questa riflessione amara, ma anche piena di speranza. Dobbiamo continuare a lottare, certamente, lo diciamo senza retorica, qui non abbiamo voglia né tempo di dire parole inutili. Ognuno di noi lavora, ci mette la faccia, l'impegno, il sudore, fatica, e ascoltiamo le testimonianze che ci giungono dai cittadini, le più diverse avete sentito, come questa, molto amara, su cui riflettere davvero. In una puntata particolare che è iniziata col tema della morte, purtroppo, e le difficoltà anche a morire, pensate, o ad avere una degna sepoltura, sino alla voglia di vivere, la voglia di ribellarsi, insomma, e non accettare tutto supinamente come è successo per troppi anni. Allora, altra telefonata, le spostiamo a domani. Regia, scusate, ma ho perso un attimo il vostro... ecco, domani. Allora, domani, questo mi consente di scusarci con le persone che si sono prenotate e che non abbiamo potuto ospitare oggi, ma ovviamente lo faremo lunedì. Oggi è venerdì, sabato non andiamo in onda, e quindi lunedì riprenderemo, perché abbiamo le vostre prenotazioni, i vostri numeri telefonici, che non vanno cestinati, ovviamente. Quindi ci vediamo lunedì. Vogliamo parlare, ecco, vi preannuncio alcuni argomenti della prossima settimana. Vogliamo parlare della situazione in cui versa la zona del fiume Galeso a Taranto. Poi vogliamo parlare di alcune borgate intorno alla città di Taranto, Lama per la precisione. Cercheremo di parlare anche del mondo degli animali e quindi la questione del randagismo, la necessità di tutelare
i cittadini, ma anche gli stessi animali, vedere le condizioni dei canili, vedere la necessità di una sterilizzazione delle femmine per evitare il proliferare naturalmente. Insomma, vari argomenti anche su vostre sollecitazioni, oltre che a essere il frutto della nostra attenzione al quotidiano, come avviene ormai da tempo. Ecco, c'è una segnalazione proprio per concludere. Ogni giorno percorro la strada della Salina per recarmi al lavoro, scrive un nostro telespettatore, ma in questi giorni è diventata impraticabile, soprattutto nel tragitto che porta dalla strada San Giorgio Taranto a Talsano Lama, in quanto piena di buche che sono diventati dei crateri. Ogni giorno io e altri automobilisti siamo costretti a eseguire degli slalom per scansarle, andando a finire anche sulla corsia opposta. Ma se arrivano delle auto, ovviamente da quella direzione, è impossibile scansarle, oltre a recare danni alle auto, rischio di rompere i braccetti, lesionare le gomme, perdere l'equilibratura delle gomme stesse, rompere la coppa dell'olio o altro. È diventato un pericolo per le persone stesse, in quanto si rischia di andare fuori strada. È possibile contattare qualche ente competente per risolvere il problema? Allora, torniamo sull'argomento. Stiamo diventando una città invivibile a livello di strade rovinate, ma in quella in particolare della Salina è improponibile, una strada a scorrimento veloce sempre più popolata di automobili. Ecco, il telespettatore dice parlatene, non solo ne abbiamo parlato, ma torneremo su questo argomento cercando anche di documentare ciò che ha esposto il cittadino. Buon weekend a tutti cari amici, grazie per essere stati con noi, ricordo che c'è una replica serale e ricordo che potete anche continuare a segnalarci al numero telefonico che vedete in sovrimpressione, che è sempre attivo anche al di fuori degli orari della trasmissione, oppure inviando una mail al nostro indirizzo di posta elettronica oppure un post sulla pagina ufficiale Facebook di Studio 100 TV. Grazie a tutti, arrivederci.